Imprese vincenti, il progetto di Intesa San Paolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane arriva alla terza edizione e mai come quest'anno punta alla centralità del sistema delle imprese come motore della ripartenza del paese dopo i lunghi e difficili mesi della pandemia. La nuova edizione è partita il 15 settembre e prevede un digital tour di 8 puntate che toccherà l'intero paese. La terza edizione di Imprese vincenti, promossa dal gruppo, ha l'obiettivo di cogliere e valorizzare i segnali positivi presenti nel panorama imprenditoriale. Molte piccole e medie imprese infatti si sono adattate e hanno reagito con progetti, investimenti e nuove produzioni per fronteggiare l'emergenza, concentrandosi nella realizzazione della propria attività in maniera sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale. Tra le aziende che hanno preso parte all'ultimo appuntamento dedicato alle filiere e al territorio, la Bruno SRL di Grotta Minarda con il suo direttore commerciale Gianluca Genua. Nel suo intervento Genua ha sottolineato anche il legame che esiste tra l'azienda Bruno e l'Irpinia, grazie anche alla fondazione che sostiene l'ITS e quindi la formazione dei giovani. Noi siamo una realtà che comunque opera nel settore dell'energia e il nostro rapporto col territorio è veramente strettissimo. Noi lavoriamo in 4 distretti industriali sul territorio nazionale e in ognuno di essi sostanzialmente alla fine abbiamo rapporti con i nostri fornitori e stringiamo partnership per far sì che tutto quanto avvenga nel modo migliore. In più, nella nostra zona di riferimento che è l'Irpinia, dove è nata l'azienda fondamentalmente, abbiamo istituito una fondazione con una serie di aziende del territorio e anche aziende di carattere nazionale per far sì che si valorizzi l'istruzione delle nuove risorse. Quindi abbiamo creato un ITS per il settore meccatronica sostanzialmente, e dove stiamo formando persone del territorio per il territorio e che debbano restare nel territorio e svolgere le proprie attività. Queste persone svolgono un percorso di studio di 2 anni circa, dove fanno una serie di esami e poi svolgono stage in aziende, dove diciamo nel 95% dei casi poi vengono assorbiti dalle aziende stesse, tutte quante del territorio, ovviamente parliamo di Irpinia, che comunque è una terra che poi diciamo in passato è stata colpita dal famoso terremoto del 1980 e da allora comunque abbiamo cercato di fare tanto per rialzarci. Certo. E ci siamo riusciti, dobbiamo dire.